Allora, tornando a quello che sta succedendo in Australia, vi voglio far vedere questa immagine che da tempo sta facendo il giro del mondo grazie al web. Che cosa c'è di vero in questa immagine? Fra poco vi risponderemo, ma prima vi voglio ricordare quello che sta accadendo da mesi. Si dice che tutto sia iniziato 4 mesi fa, erano i primi di settembre e l'Australia ha iniziato a bruciare. È iniziato a bruciare però quasi nel silenzio del mondo, nessuno se ne occupava, tanto insomma è abbastanza normale che ogni anno con la stagione calda inizino gli incendi in questo grande continente. Però gli incendi hanno acquistato sempre, sempre più forza e le persone hanno iniziato a morire. Si parla di decine di persone morte a causa di questi incendi. Hanno iniziato ad abbandonare le case migliaia di persone e hanno iniziato a morire milioni di animali. I numeri fanno paura in ogni senso. Pensiamo a che territorio si sta perdendo in Australia. I dati non sono precisissimi, ma secondo fonti che arrivano dal Guardian, un quotidiano che esce anche in Australia, quindi ha l'edizione australiana, parliamo di un territorio grande come Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna messi insieme. E se poi pensiamo agli animali, quanti animali sono morti e continuano a morire ogni giorno, bruciati vivi? Fino a qualche giorno fa, secondo l'Università di Sydney, si parlava di 480 milioni, ripeto, 480 milioni di animali morti, persi. Ma ci sono stime che invece parlano di un numero decisamente superiore, si parla addirittura di 1 miliardo di animali e fra questi abbiamo specie domestiche, specie protette, specie rare, specie meravigliose e dolci come possono essere ad esempio i koala. Abbiamo sentito parlare dell'isola simbolo dell'Australia che è Kangaroo Island, io ci sono stata tanti anni fa. E ho un ricordo meraviglioso di questo che sembrava un vero e proprio paradiso terrestre. Era il luogo per eccellenza dei koala. Adesso si dice che sia stata completamente distrutta. Ma poi se pensiamo, in un certo senso gli uomini riescono a difendersi, no? Tentano di mettersi in salvo, in qualche modo lo sappiamo. È intervenuto l'esercito, è intervenuta la marina, le persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, sono salite sulle navi, si sono rifugiate sulle spiagge, in riva al mare. Ma gli animali che cosa possono fare? Sempre sul web sono girate delle immagini, delle storie che fanno veramente commuovere, fanno scendere le lacrime agli occhi. Guardate questo koala. Ha perso tutto, è per terra. E mentre questo ragazzo si sta avvicinando, non si muove, sembra addirittura avvolto su se stesso, accovacciato su se stesso. Probabilmente sta molto male. Il ragazzo si sta avvicinando, sta tentando di dargli da bere, no? Un pochino di acqua, perché sono state tantissime le persone che si sono mobilitate per dare dell'acqua ai koala, per proteggerli, per portarli nei centri di recupero dove alcuni animali possono sopravvivere in quanto vengono curati dalle ustioni. Però guardate questa scena. Addirittura sembra che il koala non voglia essere aiutato. Mi fa una grande impressione vedere che con la zampetta ferita sembra tenersi la testa e allontanare l'acqua che gli viene offerta. Ecco, questo animale ha perso tutto.